Diamo la parola al professor Brizzi sull'indagine epidemiologica dei dati rilevati tra l'86 e il 91 a Potenza Picena. Buonasera a tutti. Allora, stavolta si tratta proprio di andare a contare tutti i casi che si sono verificati a Potenza Picena. Abbiamo scelto questo periodo 86-91 perché durante quegli anni è stata proprio condotta in maniera molto efficace un'indagine da parte coordinata dalla ormai notissima signora Mazzarella, che è professoressa Mazzarella, che ormai è diventata un po', diciamo, l'icona di questo convegno. E quindi volevo presentarvi appunto alcuni di questi risultati per vedere effettivamente che cosa è stato osservato e cercare di fare dei confronti sulla base del livello di esposizione alle onde del radar. Dunque, partirei con un bel panorama di Potenza Picena, che appunto è un luogo delizioso, ma purtroppo rischia di farsi una fama vagamente sinistra a causa di queste nuove realtà. Ecco, questa è una distribuzione dei casi di tumore nel comune di Potenza Picena. Come vedete, abbiamo una certa concentrazione nella zona anche più abitata. Comunque questo è per farvi vedere proprio come è stato anche verificato proprio punto per punto dove sono stati collocati, dove abitavano, diciamo, le persone che sono risultate affette in questo caso da tumore. Ovviamente abbiamo anche degli altri grafici su altre patologie. Allora, veniamo allo studio vero e proprio, che è stato condotto considerando le cartelle cliniche degli ospedali della zona relativamente ai ricoveri per alcuni tipi di patologie, quelle considerate potenzialmente correlate all'emissione di onde elettromagnetiche relativamente al periodo 1986-91. Naturalmente sono stati considerati esclusivamente i pazienti residenti nel comune di Potenza Picena, altrimenti sarebbe stato un po' problematico circoscrivere l'indagine. L'analisi è stata poi integrata con un'indagine sul territorio volta a verificare se ci fossero stati nello stesso periodo ricoveri magari in ospedali situati in altre aree geografiche, perfino all'estero, e quindi ovviamente sarebbero sfuggiti dall'indagine, ma con un'analisi proprio quasi porta a porta è stato integrato il tutto. Sono stati considerati 5 tipi di patologie, ve le faccio vedere subito. Tumori, tutti i tumori sono stati messi insieme, questo per il momento purtroppo non è stato possibile fare meglio di così, ma sicuramente potrebbe essere interessante vedere se c'è qualche distinzione fra un tipo di tumore e l'altro. Infarti e ictus, che sono stati messi insieme in un'unica voce, interruzioni spontanee di gravidanza, malformazioni congenite e stati comportamentali gravemente alterati. Tornando a dove eravamo prima, per i 5 tipi di patologie considerate sono stati rilevati 756 ricoveri ospedalieri, quindi tutta l'indagine riguarda 756 ricoveri ospedalieri, di cui 355 per tumore e 189 per infarto e ictus. Per ogni individuo ricoverato è stato registrato l'indirizzo di residenza, e questo è stato importantissimo perché poi è stato valutato il grado di esposizione alle onde radar dell'indirizzo in questione. Questi sono stati i materiali utilizzati, un tabulato della ripartizione delle patologie e loro incidenza via per via negli anni 86 e 91, un'attribuzione percentuale delle vie o piazze del comune in base all'esposizione, questa è stata fatta dal Tribunale della Salute e effettivamente è stato importante perché sono state appunto valutate, dopo lo vedremo meglio, i livelli di esposizione delle singole zone della città. Sia i casi osservati che gli esposti a rischio sono stati attribuiti tenendo conto di questo. E naturalmente ci è voluto un documento, comunque, che non è stato difficile ottenere, il prospetto numerico comunale, ovviamente anno per anno, dei cittadini per via o piazza. Il numero di esposti a rischio è stato valutato come semisomma dei dati iniziale e finale del periodo, quindi il dato dell'86 più il dato del 91 diviso 2.
Ecco la classificazione di cui parlavo prima. Le vie e piazze di Potenza Piceno sono state classificate da un gruppo di lavoro del Tribunale della Salute in 4 categorie, a seconda del livello di esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dal radar. Categoria A, non esposte, grazie al fatto di essere orientate in maniera favorevole o messe a un'altitudine che le tiene al sicuro, diciamo, dall'esposizione alle onde. B, limitrofe al radar, meno di 2,5 km dal radar, e con un'altitudine, diciamo, favorevole che comunque permette un'esposizione ridotta. Poi la fascia C, limitrofe al radar, meno di 2,5 km, ma con un'altitudine favorevole all'esposizione, precisamente da 80 a 200 metri sul mare. Abbiamo appena qualche intervento fa è stato detto che il radar si trova a 140 metri sul mare, come vedete praticamente l'altitudine del radar è proprio a metà di questo intervallo. E poi ultima D, vie, piazze, cittadine, e quindi della zona non più limitrofa al radar ma della zona cittadina, esposte per altitudine e orientate in maniera da avere un'esposizione importante. Ed è stato praticamente valutata questa come la fascia più esposta. Bisogna dire che alcune vie sono state classificate parzialmente a 2 diverse categorie, per esempio 50% A e 50% C, perché può essere che una via sia orientata in due maniere diverse, magari fa una curva o che so io, oppure magari è una via, potrebbe essere una via cittadina che a un certo momento si raggiunge la punta più alta e poi si scende e dall'altra parte non c'è l'esposizione, quindi ci sono state anche delle classificazioni parziali. Questi adesso sono, adesso vi presento, cercando di essere il più semplice possibile, gli strumenti statistici per lavorare questi dati. Se si vuole studiare statisticamente l'effetto di un fattore di rischio su una specifica malattia, è utile fare riferimento a una semplice tabella, detta tabella di contingenza, in cui abbiamo gli esposti al rischio e i non esposti da un lato e i colpiti e i non colpiti dall'altro. Qui sono state indicate con A, B, C e D il numero di individui che fanno parte di ciascuna categoria. Per cui, per esempio, gli individui di tipo A, ovviamente queste lettere non c'entrano niente con le A, B, C, D di prima, qui stiamo parlando di tutt'altra cosa. Gli individui di tipo, di individui, scusate, A è il numero proprio degli individui colpiti e che erano esposti al rischio. B, il numero di individui esposti al rischio ma non colpiti. C, il numero di individui che non erano esposti eppure sono stati ugualmente colpiti. E infine D, il numero di persone che sono stati né esposti né colpiti, quindi non erano esposti e non sono stati colpiti dalla patologia considerata. Evidentemente, se il fattore predispone veramente alla malattia, per esempio fumo e tumore al polmone, le caselle A e D avranno un valore particolarmente elevato rispetto alle caselle B e C. I due più noti indici di rischio sono questi due, che adesso cerco brevissimamente di spiegare, sono il rapporto di rischio, così ottenuto, allora, un attimo, A fratto A più B, quindi quanti degli esposti al rischio sono stati colpiti, diviso C fratto C più D, quanti dei non esposti al rischio sono stati colpiti. Quindi, per esempio, se sono stati colpiti il 30% degli esposti al rischio e solo il 15% dei non esposti al rischio, questo indice vale 2, quindi è abbastanza semplice, 30 diviso 15. L'altro indice è il cosiddetto rapporto di disparità, che è un indice leggermente legato al precedente, ma che ha delle caratteristiche che lo rende più utile. In inglese si chiama odds ratio, e quasi tutti conoscono soprattutto il nome inglese, ed è ottenuto semplicemente facendo il prodotto A per D e dividendo per il prodotto B per C. Chiaramente A e D sono le due caselle, come dicevamo prima, che sono, per così dire, favorevoli al fatto che esista un legame, e C e B, e B e C sono le due caselle, diciamo, che vanno in senso contrario.
Questo è un velocissimo esempio di calcolo degli indici. Immaginiamo una cosa simpatica tipo vita stressante, vita tranquilla, infarto, no infarto, quindi una cosa molto semplificata. Supponiamo che i dati siano questi, quindi su 95 persone che hanno una vita stressante, 35 si sono beccati l'infarto, e di 85 che hanno la vita tranquilla, solo 15. Questi sono i due indici calcolati appunto con queste formule tutto sommato semplici. Bisogna fare il rapporto 35 diviso 95, cioè quanti di quei 95 sono stati presi dall'infarto, diviso 15 diviso 85, quindi quanti dei tranquilli sono stati ugualmente colpiti dall'infarto. L'altro indice, invece, abbiamo detto molto più semplicemente, è 35 diviso 60 fratto 15 diviso 70, ma forse si capisce meglio se lo leggiamo come 35 per 70 diviso 15 per 60, cioè i dati, diciamo, della cosiddetta diagonale principale diviso i dati dell'altra. Questo giusto per farvi vedere come sono calcolati questi indici. Poi sappiate che esiste anche la possibilità, non solo lo dovete sapere ma lo vedrete, che esiste anche la possibilità di fare un test statistico proprio sul odds ratio, in particolare viene bene, sfruttandone la trasformata logaritmica. E vabbè, questa è una cosa un po' matematica, se io estraggo il logaritmo dell'odds ratio ottengo una cosa che segue una legge distributiva gaussiana e quindi si può molto comodamente utilizzare per un test. E qui sotto c'è, per chi fosse interessato ai dettagli tecnici, anche la statistica esattamente da utilizzare. Bene, andiamo avanti e cominciamo con i dati. Partirei dalle malattie meno gravi, poi dopo per finire con quelle più importanti. Queste sono, le interruzioni spontanee di gravidanza. I dati sono quelli che vedete. Allora, vedete che c'è un confronto in rosso e un confronto in verde. Perché? Perché avendo quattro categorie di rischio, di cui la A rappresenta i non esposti e le altre tre rappresenta i diversi livelli di esposizione, abbiamo voluto provare sia a confrontare i non esposti con tutti gli esposti, sia i non esposti con i maggiormente esposti, tirando via, quelli esposti in maniera minore. Ovviamente entrambi i confronti sono sensati, no? Nel senso che nel primo caso abbiamo tutti gli esposti contro tutti i non esposti, nell'altro caso abbiamo la categoria, più favorevole, i non esposti, contro la categoria più colpita dalle onde elettromagnetiche, che sono gli esposti. Bene, questi sono i risultati. Vediamo per esempio qui l'ultima riga, la verde. Rapporto di rischio 1,308, quindi vuol dire comunque che ci sono il 30% di aborti in più nella zona D rispetto alla zona A, quindi nella zona più esposta rispetto alla zona non esposta. Odds ratio quasi uguale. Quello che vedete tra parentesi è, per i più precisi, l'intervallo di confidenza, quindi un minimo e un massimo che può assumere questo indice, considerato che questo è solo un campione. Poi avete il risultato più interessante, l'ultimo, che ci dice che comunque questo valore non è significativo, quindi può essere dovuto semplicemente a errore campionario. E come vedete, a maggior ragione, non è significativo neanche l'altro confronto. Quindi per le interruzioni di gravidanza non abbiamo risultati significativi. Qui abbiamo le malformazioni congenite. Anche qui vediamo, possiamo osservare una cosa, che possiamo guardarla qui. In tutto, come vedete, possiamo vedere quanti sono gli esposti, che sono 2166, e i non esposti sono 4712. Quindi questo forse può un po' rassicurare gli abitanti di Potenza Picena, che almeno la grande maggioranza fa parte una buona maggioranza, fa parte della categoria dei non esposti. Però, ovviamente questo non toglie che l'esposizione al radar sia nociva, e poi è chiaro che anche i non esposti comunque non se ne staranno sempre in casa e quindi possono comunque entrare facilmente in contatto con le zone esposte.
Andiamo sugli stati, qui ancora nulla di significativo, come vedete, anche se sono valori comunque in cui c'è sempre, guardate per esempio il dato verde delle malformazioni congenite, pur non essendo significativo abbiamo comunque un 46% di casi in più tra gli esposti, per cui perché non è significativo? Semplicemente perché i casi sono pochi, 13 positivi contro 32 sono molto pochi rispetto ai dati negativi e questo inevitabilmente rende meno preciso il risultato e quindi anche un risultato apparentemente interessante risulta non significativo. Lo stesso vale per gli stati comportamentali alterati, anche qui vedete abbiamo sempre comunque un 30% in più tra gli esposti, ma, e questo è l'intervallo di confidenza, come vedete va al di sotto dell'1, anche se va anche molto al di sopra, però inevitabilmente anche qui i casi sono abbastanza pochi e quindi il risultato è non significativo. E veniamo alle due malattie più importanti, gli infarti e ictus prima e poi vedremo i tumori. Ecco, qui vedete i casi sono un po' di più e questo rende effettivamente anche il test più potente perché con più casi riusciamo ad avere dei risultati un pochino più interessanti. Qui abbiamo, allora, se guardiamo il confronto, qui guardiamolo per bene, il confronto rosso, cioè i non esposti contro tutti gli esposti, abbiamo un 25% di infarti in più tra gli esposti e il risultato è per poco, ma è ancora non significativo. Infatti 0,066 vuol dire che abbiamo il 6,6% di probabilità che tutto ciò sia dovuto al caso, e al di sopra del 5%, come sapete, come forse saprete, non si considera significativo, però siamo vicini alla soglia di significatività. Se poi andiamo a confrontare la categoria meno esposta, la A, contro la più esposta, la D, ci accorgiamo intanto che la percentuale di individui colpiti dall'infarto ictus diventa del 61% maggiore tra gli esposti rispetto ai non esposti. Quindi ricordatevi che la zona D era quella un po' più lontana dal radar e pare che sia peggio, cittadina e esposta, diciamo, in modo da ricevere le onde radar. E qui abbiamo un risultato che non solo è significativo, ma è anche altamente significativo. Vedete qua in fondo c'è scritto P uguale a 0,0014 con due stelline. Due stelline vorrebbero dire che la percentuale di errore è inferiore all'1%, però come vedete qui siamo molto vicini addirittura all'1 per 1000, quindi qui è già molto più difficile pensare che sia una cosa dovuta al caso. E infine abbiamo i tumori, ogni sede tipologia, e qui andiamo, grazie, mi spiace dire grazie perché purtroppo non è una bella cosa, ma grazie al fatto che abbiamo molti casi, come vedete, 139 e 216 nel primo confronto e 90 se consideriamo solo la categoria D, qui abbiamo veramente intanto un 40% di tumori in più tra gli esposti rispetto a tutti i non esposti e un 50% tra gli esposti, i più esposti e i non esposti. E poi, come vedete, le stelline diventano 3, la probabilità che tutto ciò sia dovuto al caso diventa praticamente vicina a 0 e quindi questo risultato è abbastanza importante proprio perché insomma, denota effettivamente, notate anche come sono stati considerati tutti gli indirizzi, tutte le esposizioni, è stato anche valutato con la maggior precisione possibile la percentuale di esposizione anche in maniera più raffinata di dire 50-50, ci sono state anche delle vie classificate 75-25, quindi sono state abbastanza ben precisati i livelli di esposizione di ogni via e qui quando si parla di tumori effettivamente il risultato sembra proprio altamente significativo. Infatti se guardate i due numeri tra parentesi, quelli che denotano l'intervallo di confidenza, sono tutte e due nettamente maggiori di 1 e quindi questo appunto significa che anche il numero minimo, come vedete, è comunque 1,2 e passa e quindi sicuramente
per i tumori il risultato può essere considerato sicuramente significativo. Facciamo un po' quindi uno schema delle significatività risultanti. Il confronto non esposti contro tutti gli esposti dà dei risultati significativi solo nei tumori, però una significatività molto evidente perché è inferiore all'1%. Il confronto A contro D, quindi più esposti contro i meno esposti, abbiamo addirittura un 61% in più per infarti ictus e un 50% in più per i tumori. E le significatività sono entrambi molto 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 evidenti, perché il livello di significatività basso significa risultato molto evidente. Notate che i tre risultati non so se lo notate, ma ve lo posso assicurare, i tre risultati significativi rimangono tali anche considerando le correzioni per test multipli. Quindi anche se abbiamo fatto più test, non ha senso dire comunque uno doveva per forza venire significativo, perché comunque sia abbiamo delle soglie di significatività talmente, cioè dei valori di significatività talmente bassi che siamo praticamente sicuro che anche applicando qualunque correzione, anche la più conservativa, che è quella che prende il nome da un italiano, Bonferroni, otteniamo ugualmente dei risultati altamente significativi. Bene, veniamo un po' a qualche considerazione. Le zone a maggiore esposizione, in particolare la zona D, quella cittadina pienamente esposta, risultano avere delle incidenze significativamente maggiori di tumori e di infarti ictus. Gli incrementi percentuali osservati nella zona D, categoria maggiormente esposta, rispetto ai non esposti, sono del 61 per gli infarti e ictus e 50 per i tumori. Se invece confrontiamo il gruppo dei non esposti con i tre gruppi esposti, gli incrementi sono del 40% per i tumori e 25% per infarti e ictus. Per le altre patologie non si apprezzano differenze significative, anche se gli abitanti delle zone esposte risultano comunque più colpiti degli altri. Come detto, il problema è dovuto al numero assai ridotto di casi osservati, che rende maggiore la variabilità e quindi rende meno significativo un risultato che apparentemente è simile, no? Perché qui abbiamo, per esempio, ecco, guardate questo verde sulle malformazioni congenite, cioè abbiamo un più 46% che nonostante tutto risulta ancora non significativo perché abbiamo un numero assai ridotto di casi. Concludendo, naturalmente i risultati ottenuti non possono dare una risposta ultima, finale e definitiva sul problema della determinazione dell'effetto delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute umana. Tuttavia, i riscontri fanno pensare a una correlazione delle emissioni radar con patologie importanti quali infarti, ictus e tumori. Sicuramente l'analisi andrebbe aggiornata e approfondita, magari se bisognerebbe organizzarne magari una, magari con il nuovo radar e così via, per esempio rilevando anche i vari tipi di tumore, le sedi dove si localizza la malattia, eventualmente determinando la relativa mortalità. Sarebbe sicuramente anche molto importante, e qui è anche utile il fatto che ci siano persone provenienti da diverse zone d'Italia ed Europa, sarebbe molto importante effettuare, come quello che si dice, una meta-analisi, confrontando, mettendo insieme e integrando i risultati rilevati, considerando varie zone fortemente soggette a sorgenti di emissioni radar. Chiaramente quello di Potenza Picena non è l'unico radar che è vicino a una località cittadina, non è che tutti gli altri sono in mezzo al mare, per cui sicuramente potrebbe essere interessante andare a vedere anche nelle altre realtà che cosa succede e provare a mettere insieme questi dati per avere un po' più di informazione e poter avere anche delle conclusioni più certe. Tuttavia riteniamo che questi risultati possano essere considerati interessanti perché sono emerse delle significatività importanti proprio riguardo alle malattie più gravi. E quindi sicuramente questa analisi merita di essere ulteriormente approfondita e insomma, di essere tenuta in considerazione appunto quando si valuta l'importanza e l'effetto delle emissioni radar sulla popolazione di Potenza Picena. Grazie.
Ringraziamo il professor Brizzi per questa puntuale comunicazione che riguarda il fattore di rischio che corre la popolazione di Potenza Picena a seguito dell'esposizione al radar. Vorrei commentare il fatto che le precedenti indagini epidemiologiche fatte sul territorio non hanno dato risultati apprezzabili o non hanno messo in evidenza fattori di rischio, perché in realtà sono state fatte senza suddividere la popolazione in esposti e non esposti, e questo rende praticamente insignificanti le altre indagini epidemiologiche fatte precedentemente senza la valutazione dell'esposizione. Chiaramente questa indagine epidemiologica riguarda un periodo di tempo limitato, questi 5 anni insomma, ormai lontana nel tempo, giustamente, e dovrebbe sollecitare ad effettuare uno studio più approfondito ed attuale che ancora non viene portato avanti dai responsabili della sanità pubblica in questa località.